Ma salve, buon godo day, finale di maggio incredibile day, bentornati incredibili in un nuovissimo e godissimo episodio delle quattro chiacchiere di godo pazzesco, assurdo e allucinante. Così le ho dette tutte. Calcolate che io sto registrando questo video incredibile il 30 e sapete che quando faccio così con la manina promette sempre bene. Poi dovreste vedere questo video domenica 2. Infatti, questa settimana, dopo una streak di giornate intere dove vi ho messo un video al giorno più uno shorts al giorno, questa settimana qui purtroppo ci saranno 6 video e 6 shorts invece che 7 e 7, perché purtroppo per editare questa tipologia di video delle quattro chiacchiere ci metto sempre un po' di più e questo weekend sono un pochettino impegnato, quindi questa settimana purtroppo usciranno 6 video e 6 shorts invece che 7 e 7. Lo so, è una gran perdita, però in compenso avrete un episodio di 4 chiacchiere di godo godosissimo e gustosissimo. E questa cosa fa ridere più che altro a me, perché se penso che fino a un po' di tempo fa per me tutto questo era impossibile, per me mettere 2 video a settimana, vi parlo dell'anno scorso, era un miracolo. Poi sono passato a mettere un video un giorno sì, un video un giorno no, più qualche shorts. Ora dormo sempre 2-3 ore a notte e probabilmente questa cosa porterà la mia salute a decadere nelle profondità abissali, però ragazzi ne vale la pena perché il canale sta esplodendo, siamo arrivati quasi a 240 iscritti, abbiamo superato gli 85.000 visualizzazioni totali sul canale, 4.000 like. Il canale sta lentamente decollando e per me già questi numeri sono assurdi, quindi vi ringrazio e che il godo sia con voi, incredibile. Se mi vedete che guardo da quella parte perché lì ho il calendario sus e alcuni appuntini che mi metto lì vicino tanto per ricordarmeli. Infatti, come stavo leggendo, questa settimana sono usciti dei video molto gustosi, però cosa vi volevo dire incredibile? Che probabilmente incredibile il motivo per il quale non è uscito un episodio di 4 chiacchiere di godo la settimana scorsa è perché avete visto che nelle ultime settimane stanno uscendo molti special con questi personaggi stravaganti. Infatti, il motivo per il quale oggi non vedrete su Seskater perché sono rimasti talmente male traumatizzati da quello che è successo a Godomania che sono tristi, sono molto tristi, non avete idea di quanto sono tristi, li vedo da qua. E voi avete visto solamente Godomania parte 1, prossima settimana uscirà Godomania parte 2 dove saranno successe delle cose terribili, quindi ora sono tutti tristi, che della parte è pure meglio perché così mi lasciano più libero, però capite, no? Tranquilli, però, che l'episodio mancante delle quattro chiacchiere di Godo, che appunto ho saltato per far uscire più special, ci sarà, lo recupereremo e parlerò nel prossimo video delle quattro chiacchiere di Godo di tutto quello che succederà nella settimana di giugno, più o meno dai primi fino al 7 giugno, per quanto riguarda il Summer Game Fest, perché sì, ho saltato il video dei Game Award. Calcolate quando ci furono i Game Award, io ero veramente impegnato, non mi sono riuscito a recuperare niente, sarebbe venuto un video molto brutto. Invece, per questi Summer Game Fest mi vedrò tutte quante le conferenze, mi leggerò tutto quanto, mi recupererò tutto quanto e quindi farò una specie di mini recapino come l'anno scorso sui Summer Game Fest. Quindi preparatevi che parleremo anche di quello. Però, tornando al video di oggi, di cosa parleremo oggi incredibile in questo video, spero di non farlo troppo lungo, di quello che è successo per quanto riguarda il King and Queen of the Ring 2024, l'ultimo pay per view, perché io li chiamo pay per view quelli che sono in Saudi Arabia, anche se in realtà si chiamerebbero Big Live Event, non proprio pay per view, quelli che vengono fatti in Saudi Arabia, però chiamiamolo pay per view, che è stato, come tutti i pay per view in Saudi Arabia, è stato molto meh. Comunque ne parleremo in questo video incredibile, spero che il microfono senta bene, sigla e si parte! Ragazzi, eccoci qua nella nostra bellissima scrivania pazzesca, incredibile e assurda, mamma mia! Come vi stavo dicendo prima, King and Queen of the Ring è l'ennesimo pay-per-view ambientato in Saudi Arabia, perché sapete che la WWE, quando c'era appunto Vince McMahon, aveva fatto un contratto dove ci sono sghei, che noi non possiamo neanche immaginare, ma tantissimi sghei, dove appunto, mi pare 2 volte l'anno, la WWE avrebbe fatto un evento proprio in Saudi Arabia fino al 2030 e che alla base ci sarebbero anche match interessanti, no? Però poi quando si arriva lì i match hanno hype e poi sono dei match de merda, quindi è un po' un peccato che, sai, no, quando tu dici adesso c'è il prossimo pay-per-view WWE ed è in Saudi Arabia, capito? Ci rimane male perché vi ricordate quando fecero il match fra Undertaker e Goldberg? Probabilmente starete pensando, hanno tra un po' l'età dei datteri, come potevi pretendere un match decente tra loro due? Avete ragione, ma io non potevo neanche immaginare che il match fra loro due fosse un match così terribile, un match disgustoso. Ogni volta che c'è un pay-per-view in Saudi Arabia, il mio cuore va o su questo match o sul match tra Undertaker e Kane contro Shawn Michaels e Triple H, in un match che non doveva esistere perché Shawn Michaels si è ritirato e non doveva combattere, ma per questi ragazzi miei l'ha fatto e il match è terribile. Comunque, quindi la morale di questo pay-per-view è che ci sono stati match meh, però almeno le storyline potrebbero
essere interessanti se ovviamente vengono buildate con passione e con godo. Infatti tutto inizia con il pre-show che non c'era tanto niente da dire, perché Bianca Belair e Jade Cargill contro Indi Hartwell e Candice LeRae, classico match alla SmackDown con Bianca e Jade Cargill che hanno appena vinto i titoli. Potevano perderli secondo voi? Assolutamente no. Probabilmente, io la butto così, dato che stanno già creando un po' di tensione fra le due, soprattutto dopo il fatto che Jade Cargill ha perso la possibilità di diventare Queen of the Ring, perché nel suo match contro Nia Jax c'è stato lo spot con Nia Jax che è andata davanti alla figlia di Jade Cargill, no? Lei si è arrabbiata, ha snappato, l'ha colpita con la sedia, quindi tecnicamente non è stata sconfitta, cioè ha perso per squalifica ma non è stata pinnata ancora, no? Quindi secondo me vedrete che loro rimarranno campionesse amiche fino a SummerSlam, e a SummerSlam potrebbero fare il matchone per vedere: ah, io sono più forte di te, I'm stronger than you. Quindi potrebbe esserci Bianca Belair contro Jade Cargill, che detto così è un match che io mi vedrei, perché sinceramente loro due sono assurde. Però è anche vero che come tag team piacciono tanto, io preferirei lasciarli insieme fino a magari a WrestleMania, con magari una streak lunghissima di match incredibile, così puoi ricreare attorno a loro una divisione femminile di tag che sia decente, perché negli ultimi anni quei titoli sono stati veramente cursed, sono stati maledetti in tutti i sensi. Quindi vedremo che succederà, incredibile. Passiamo al primo match incredibile: Liv Morgan contro Becky Lynch per il titolo World Heavyweight Championship al femminile. Incredibile. Allora, prima di passare al match in sé, voglio parlarvi appunto della storyline, di tutto il retroscena dietro questo match, perché come altri match nella serata, a me ha divertito di più la storyline e tutto quello che c'è stato prima che i match in sé. E questo è proprio un esempio perfetto, perché fino a un mese fa la campionessa era Rhea Ripley, che aveva sconfitto Becky Lynch a WrestleMania. Mamma mia, Rhea Ripley, step on me, come direbbe il scheletro incredibile. E poi che è successo? Che poco dopo, mi pare, non mi ricordo se il Raw dopo Mania o quello dopo, hanno provato a riportare il feud tra Liv Morgan e Rhea Ripley, perché l'anno scorso Rhea aveva infortunato Liv Morgan, però poi non aveva mai continuato il feud, ok? Perfetto. Quando fanno lo spot nel backstage incredibile, Liv Morgan tipo lancia una sedia, se non sbaglio, no, si infortuna, gli fa sbattere il braccio contro il muro e Rhea si infortuna veramente. E qui la WWE è stata veramente furba, perché hanno usato un infortunio che è successo veramente e l'hanno fatto diventare una storyline che potrebbe rivelarsi veramente gustosa. Hanno tirato proprio il carico, perché hanno pensato: ok, Rhea è infortunata veramente. Prima cosa hanno detto cazzo, perché Rhea era una campionessa incredibile, non ha mai perso, e se è infortunata adesso deve dare via il titolo, mannaggia. Però hanno detto: ehi, noi abbiamo Liv Morgan, c'era un feud fra Rhea e Liv Morgan, potremmo farlo diventare una storia, così poi quando Rhea torna, perché dovrebbe tornare per SummerSlam, possiamo fargli fare un match assurdo e Rhea magari torna campionessa, oppure lo facciamo a WrestleMania, insomma, avete capito? E quindi hanno preso Liv Morgan, che la stavano pushando tantissimo, hanno detto: ehi Nini, è il momento di diventare una heel pazzesca, incredibile, assurda. Infatti hanno fatto diventare questa cosa una storia, con Liv Morgan che ha detto: ah, io mi sono vendicato del fatto che tu mi hai infortunato l'anno scorso. E se ci avete fatto caso, Liv Morgan sta prendendo tutto quello che Rhea aveva. Si sta prendendo la Judgment Day lentamente, si sta prendendo Dominic Mysterio, che continua a dire essere forse l'uomo più fortunato in questo periodo sulla Terra. Prima è steppato da Rhea e adesso viene baciato da Liv Morgan. Oh, Raw, voi non avete idea dei commenti sotto la clip di lui che viene baciato da Liv Morgan. Voi non avete idea della tossicità nei confronti di questo povero uomo. Voi non avete idea, in fondo è solo fortunato. E adesso gli ha preso anche il titolo. Incredibile. Ovviamente prima di arrivare a questo c'è stata una battle royale incredibile, dove Becky Lynch è stata messa come cuscinetto prima di far vincere Liv, dove Becky ha vinto. Hanno fatto questo match con appunto Liv Morgan contro Becky, scontatissimo che Liv Morgan vincesse. Il match di per sé è stato un classico match alla Raw, niente di assurdo, niente spot, oh mio Dio, incredibili. Però la cosa più divertente del match è stato sicuramente il finale, con Dominic Mysterio che fa degli escamotaggi incredibili. Liv Morgan colpisce Becky con la Oblivion, che mi piace tantissimo il nome della sua finisher incredibile, che tra l'altro in un'intervista ho scoperto che nessuno ha mai fatto kicks out dalla Oblivion. Ok, potrebbero usarla anche questo nella storia, magari che Rhea è la prima a fare kick out sulla Oblivion di Liv Morgan. Potrebbe essere una cosa simpatica, tanto per aggiungere un po' di spicy. E ora Liv Morgan è diventata campionessa, incredibile, pazzesco, assurdo. E nella puntata di Raw ha pure baciato Dominic Mysterio, quindi ha preso completamente tutto quello che aveva, titolo, fazione, ragazzo tra virgolette. Quindi vedremo che succederà. Adesso Becky per un po' sparirà dalla WWE. C'era pure la foto di lei che camminava via, molto sad. Alcuni dicevano: ah, adesso andrà in AEW. Lei e Seth hanno una bambina piccola, quindi ci vorrà passare un po' di tempo. Mettetevi pure nei panni di questa povera donna. E quindi però sicuramente tornerà magari per WrestleMania, chi lo sa. Quindi Liv adesso guiderà la federazione femminile a Raw. Vedremo che succederà. Voglio vedere dei match assurdi con Io Sky, con Valkyria, incredibile. Ho più fiducia per la storia di Liv che per i match. Quindi vedremo, dai, fiducia in Liv, vai Liv. Il match of the night, praticamente, che è stato il match tra Sami Zayn, Bronson Reed e Chad Gable.
mio padre, per il titolo intercontinentale. Allora, con calma, sono successe le cose simpatiche. Anche qui è stato carino sia il build up per il match che il match in sé. Attenzione, vabbè, prima cosa Sami Zayn ovviamente over con il pubblico, perché siamo nella sua terra natia, il pubblico lo adora. Però io voglio parlare un attimo di Chad Gable. Allora, io non so chi di voi ha seguito tutta la sua carriera di Chad Gable in WWE. Prima ha iniziato come tag team in NXT, poi nel main roster ha vinto qualche titolo di coppia, però niente di che. Poi avevano dato una gimmick di Shorty G. E poi negli ultimi anni lo stanno cercando di ribuildare con Alpha Academy, tutta questa cosa sus. Dall'anno scorso ha cominciato a fare dei match assurdi. La gente ha cominciato a dire: ah, ma Chad Gable potrebbe essere il nuovo Kurt Angle. Perché, sai, no, dovevano farlo dall'inizio questa cosa, però se ne sono accorti dopo 6 anni più o meno. E quindi ha fatto dei match assurdi con Gunther. Nel mio cuore, io continuo a dire, per caso, sono contento che Sami Zayn abbia battuto Gunther a WrestleMania, però avrei preferito per la storyline Chad Gable battere Gunther, però purtroppo hanno preferito Sami Zayn, che dovete fa. Però poi l'hanno fatto diventare heel e l'hanno fatto diventare proprio Kurt Angle 2006, heel pazzesco, assurdo, con lui che maltratta Otis, Akira Tozawa, Maxine Dupri, li tratta male tantissimo. Infatti si dice che adesso si creerà il Team Angle 2.0. Team Angle era una specie di mini gruppo con Kurt Angle, Shelton Benjamin e Charlie Haas, mi pare. Vi metto una foto qui del 2002-2003. Vogliono ricreare la versione 2.0 di questo con Chad Gable e i Creed Brothers, che se fanno sta cosa sarebbe pazzesco, veramente assurdo. E tra l'altro nella canzone adesso, quando c'è Chad Gable, li cantano You Suck come Kurt Angle, quindi tutto canon. Il match è stato molto bello, spot incredibile, c'è Chad Gable, ragazzi, è assurdo. Cioè, suplex su Bronson Reed, il moonsault che lo fa come Kurt Angle, l'ankle lock doppia, bellissimo, Sami Zayn sempre on top. Un applauso a Bronson Reed, che a me dispiace vederlo perdere sempre. Cioè, perché non lo mandate in NXT? Cioè, lui potrebbe essere un contendente perfetto per il titolo nordamericano in NXT. Cioè, mi date un po' a Bronson Reed, avete fatto tornare dalla New Japan, l'avete pagato un sacco di sghei e poi non fa niente, mi dispiace, un po' incredibile, no? Anche qui, il finale simpatico, dopo spot assurdi, Otis colpisce Chad Gable perché vorranno fare il feud tra loro due, e Sami Zayn vince con la Lua Kick su Bronson Reed. Anche qui scontato che Sami Zayn vincesse, nel mio cuore io vorrei vedere Chad Gable vincere e tipo rimanere campione a vita con il Team Angle 2.0, però probabilmente dovremmo aspettare ancora un po', quindi ci dovremmo godere prima il feud magari tra Chad Gable e Otis, e poi Chad Gable potrebbe diventare campione incredibile. Match molto bello, match of the night, easy win. A seguire c'è stato il match fra Nia Jax e Lyra Valkyria per decretare la Queen of the Ring 2024. Incredibile. Allora, il match non è stato niente di eccezionale, però voglio elogiare tutte e due, perché prima cosa, Nia Jax, da quando è tornata, io un sacco di volte ho fatto le battute, sai, no, che faceva un sacco di botch, che aveva un'attitude, insomma, nel backstage un po' sus. Da quando è tornata è migliorata parecchio nel ring. Si vede che ha fatto un sacco di allenamenti sus, le sue mosse sono più clean, boccia di meno, ha fatto un match molto buono con Rhea, con Becky, con Liv Morgan. Forse ho preferito questo match qui perché era più potenza contro agilità che il match tra Becky e Liv Morgan. Io ho preferito la storia, forse ho preferito il match perché ci sono stati spot simpatici. Il finale con Valkyria che prova a fargli la powerbomb, Nia che fa no 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 cara, e proprio letteralmente salta, gli fa un banzai drop dalla terza corda, così proprio si schiaccia Valkyria. Game over, mi è piaciuto tantissimo. Ma caso la scritta finisher. Quindi sì, adesso Nia Jax potrà sfidare Bayley, se rimane campionessa a SummerSlam, perché il vincitore del King and Queen avrebbe avuto una title shot per il titolo massimo a SummerSlam. Quindi Nia Jax di SmackDown sfiderà Bayley, incredibile. E vi dirò, per quanto il mio cuore voleva Tiffany Stratton vincere, perché sapete che Tiffy Time Forever, l'idea di Nia Jax che batte Bayley a SummerSlam, sinceramente me lo accollo, incredibile. Sinceramente, da quando Bayley ha battuto Io Sky a WrestleMania, il suo regno è terrificante. Io non so cosa gli sia preso a chi scrive il personaggio di Bayley, ma è terrificante. Cioè, lei ha fatto un match assurdo con Io Sky a WrestleMania, tutta la storia con il damage control, poi quelle l'hanno mandate a Raw, hanno lasciato Bayley da sola a SmackDown. E niente, cioè feud inutile con Naomi, feud inutile con Stratton, non si capisce come sta combattendo contro Piper Nevin. Cioè, fra tutte le superstar femminili che ha SmackDown, Piper Nevin, ve prego, cioè pure non l'avete buildata per niente, adesso dovrei credere che Piper Nevin possa battere Bayley. Magari Nia Jax potrebbe riportare un po' di prestigio, tra virgolette, per quanto riguarda il titolo femminile di SmackDown. E tanti applausi per Valkyria, perché come avete visto in NXT, che ha avuto una run molto solida come campionessa di NXT, con dei match molto buoni anche con Becky Lynch e Roxanne Perez, incredibile. Match fra lei e Rhea, magari a WrestleMania, potrebbe essere molto spicy. Io la butto così, vedremo se ci ho azzeccato. Poi c'è stato il finale del King of the Ring con Randy Orton contro Gunther. Allora, qui c'è stato uno di quei fenomeni sus. In che senso? Il classico momento hype
overmatch, cioè questo match è stato hypato tanto perché è stato un dream match. Negli anni mi sono sempre chiesto, ah, un match fra Gunther e Randy Orton potrebbe essere simpatico, poi te lo propongono e il risultato è così. Da lui riesce a rendere mosse basilari, devastanti, cioè Gunther sembra il classico wrestler degli anni 90 ribrandizzato nel 2024, cioè lui ti fa una mossa alla gamba che sembra vera, cioè tu riesci a essere investito in quell'uomo, è incredibile. Infatti ha avuto un regno intercontinentale bellissimo, tutti i match assurdi, e poi c'è Randy Orton che sinceramente da quando è tornato sta facendo dei match assurdi. Io sono contento, i medici dicono ah no, Randy non dovrebbe più lottare, me lo ha detto, voglio lottare fino a oltre 50 anni. Io te lo auguro Randy, però stai attento perché hai visto Edge che fine ha fatto. Quindi il match è stato buono, nel senso Gunther ha colpito molto la gamba, la schiena, carino lo spot con Randy che gli ha fatto 3 suplex sul tavolo, Gunther che cerca di far sottomettere Randy con la gamba, un RKO mancata, cioè era ovvio che Gunther vincesse, capito? Non ci ho mai creduto che Randy potesse vincere. Il finale l'hanno bocciato, non si capisce perché Randy fa l'RKO su Gunther, lo pinna, poi gli fa male la gamba al quasi 3, Gunther fa roll up ma Randy ha la schiena alzata. Idea buona, esecuzione nì, diciamolo così. Non che mi aspettassi un 5-star match tra loro due, quello ci sarà con il match tra Gunther e Dragunov che l'hanno fatto perdere apposta perché si vogliono fare mo' a Clash of the Castle, Gunther contro Dragunov, e quello sarà un match assurdo. Il problema di Gunther è che secondo me potrebbero sprecare la sua title shot, a parte il discorso che ha fatto post match con tutti che gli urlavano you deserve, tu te lo meriti, e lui che prende il microfono e ricorda a tutti che lui è un heel adesso, gli fa ah, io lo merito, state zitti, e tutti che lo fischiano. Vabbè, questo mi ha fatto ridere. Mi preoccupa molto la title shot di Gunther perché lui tecnicamente dovrebbe sfidare il campione dei pesi massimi di Raw, che adesso è Damian Priest, ma Damian Priest deve sfidare Drew McIntyre a Clash of the Castle nella patria di Drew, quindi Drew vincerà il titolo. E allora io non ci credo che se poi fanno Drew contro Gunther a SummerSlam Drew perda il titolo dopo un mese, lo lasceranno campione prima a WrestleMania per fare il match con CM Punk. E l'anno scorso tra l'altro Gunther aveva battuto Drew McIntyre per il titolo intercontinentale, quest'anno magari fanno al contrario con Drew che rimane campione. Quindi non lo so, io ho paura che Gunther perderà malamente a SummerSlam, però c'è sta, insomma avrà tempo, magari vincerà la Royal Rumble il prossimo anno, insomma lo recupereranno, però dai, poteva andare peggio. E arriviamo al main event. Oh, che bello il main event, eh? Cody Rhodes contro Logan Paul, ragazzi. Lo dicono loro e lo dico io. Io non metto in dubbio che Logan Paul abbia delle abilità nel ring molto, molto buone. Lo dico 3 volte. Molto, molto, molto buone, ok? Non è Will Ospreay, non è Ricochet, ma per uno che, se no, faceva i video su YouTube, si è allenato ed è arrivato a fare questo, rispetto incredibile, ok? Poi c'è tutto il business della Prime, insomma, è uno che lavora tanto, riuscirà a fare pure questo, ok. Però, sapete che a me il personaggio di Logan Paul non è mai stato simpatico. Lo rispetto sotto un punto di vista, però a me, purtroppo, a pelle, non mi sta simpatico. Ma magari se un giorno lo conosco è la persona più simpatica dell'universo, assolutamente. Quindi, quando lui è arrivato in WWE, io ho detto, wow, gli faranno fare dei match simpatici, ma io ho pregato il godo. Non date un titolo a quest'uomo. La WWE ha pensato, ehi, lui è famoso, gli diamo un titolo, anche se non lo difende mai, è pubblicità, pubblicità, pubblicità. E loro, a livello di marketing, hanno ragione. Però, a livello di fan, questa cosa è un incubo, perché la gente che si lamentava che Roman Reigns, oh mio Dio, Roman Reigns non difende il titolo. Logan Paul, da quando è campione? Da ottobre, non ha difeso il titolo neanche una volta, ragazzi, manco una volta. È terrificante. Io sto pregando il modo che gli levi il titolo. Può pure lottare contro chi vi pare, ma lui non dovrebbe fare né il Royal Rumble, perché, beh, prego, lo spot suo da dare a qualcun altro, né dovrebbe stare nel Money in the Bank, e ne dovrebbe vincere titoli. E sono riuscito a darle tutte e tre. Ovviamente l'ha perse tutte tranne vincere il titolo. Però ragazzi, il fatto che lui sia campione degli Stati Uniti è terrificante, perché è uno slot in meno a SmackDown. Con tutte le superstar che hai da ottobre, adesso c'è stato pure il draft con Carmelo Hayes, eccetera. Tu non puoi dare il titolo a uno che non combatte mai, non appare mai, ora è apparso, non scomparirà fino a SummerSlam. Cioè, è assurdo. Allora, metti un altro titolo. Metti un altro titolo chiamato titolo X, perché Logan Paul intanto non lo difenderà mai. Cioè, tu hai solo Sokoa che potrebbe diventare campione degli Stati Uniti e buildare tutta la cosa della Bloodline 2.0. Carmelo Hayes, LA Knight, ragazzi, da un anno che la gente, compreso me, vuole vedere LA Knight battere Logan Paul. Adesso dicono che a SummerSlam ci sarà il match, finalmente LA Knight batterà Logan Paul e si ritorna a respirare incredibile, però ve prego, ok, talento, ok, ma quello che mi pare, però no, titoli a Logan Paul, ve prego. Il match con Cody è stato un buon match. Ho preferito il match ovviamente fra Cody e AJ Styles. Diciamo che lo spot più simpatico del match è stato il momento col drone, il fatto che Logan Paul batti sempre sul fatto del tirapugno, oh mamma mia, la gimmick
del tirapugni, ho letto commenti che dicevano: mamma mia, questa gimmick è originale. Cosa? William Regal l'ha usata per anni questa gimmick del tirapugni, non è niente di straordinario, ok? A un certo punto colpisce Cody, lo mette su un tavolo, va a fare il suo spot della Frog Splash e c'è questo momento assurdo con il drone che lo ha inquadrato a 360, totalmente inutile ma allo stesso tempo figo, e colpisce Cody, lo rimette sul ring, soliti spot incredibili. Cody che fa la Vert Breaker originale, ok, bravo Cody. E poi il finale è apparso un tizio che sinceramente non so il suo nome, mi metterò in editing chi è quest'uomo, che ha aiutato Cody perché altrimenti Logan Paul lo colpiva, e Cody gli fa tre crossroads e vince, con Cody che celebra con questo misterioso personaggio incredibile. All'inizio questo match, pensate, doveva essere per il titolo degli Stati Uniti. Io avrei voluto che Cody vincesse il titolo degli Stati Uniti, poi magari lo lasciava libero, ci stava il classico torneo con la Knight che diventa campione, non sarebbe stato molto carino. Invece poi hanno detto no, è per il titolo di Cody, e tutti sì, Cody perderà il titolo contro Logan Paul. Assolutamente, diciamo, pay per view li vogliamo bene, però se no guardiamo avanti. Questa è un po' la morale incredibile, storyline simpatiche, a parte il match per il titolo intercontinentale, gli altri match diciamo che è stato un po' così, ho preferito molto più WrestleMania. Ragazzi, spero che questo video sia piaciuto, ho superato i 25 minuti se non mezz'ora di video, avevo detto di farlo in 21, ma come al solito si va oltre per godere sempre di più. Ragazzi, che cosa c'è con voi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio di 4 chiacchiere di Godo che parlerà dei Summer Game Fest e di tutti gli annunci incredibili nell'ambito videoludico, pazzesco, assurdo. Detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio delle 4 chiacchiere di Godo. Incredibile!